Buonasera, benvenuti in studio. Alla mia destra il neoconsigliere Toni Matarrelli, eletto nella sinistra Arcobaleno, consigliere anche provinciale. Matarrelli, commentiamo insieme quest'ultimo dato che abbiamo dei voti delle sezioni scrutinate, 24 su 28. Il candidato sindaco Carmelo Molfetta del centro-sinistra, il 45,53, Vincenzo Incalza del candidato sindaco centrodestra, il 54,47. Da questi dati si evince che dovrebbe essere Incalza il futuro sindaco di Mesagne. Una sinistra che non ce la fa a superare il centrodestra, una sinistra che fino a ieri era forte, oggi la vediamo un pochettino in difficoltà. Ma cosa sta accadendo? Intanto il risultato è chiaro ed è netto. La città di Mesagne si è espressa in maniera inequivocabile. Enzo Incalza è il sindaco della città. Su questo non ci sono dubbi, bisogna prendere atto di questa cosa e io personalmente auguro buon lavoro al neo sindaco. Evidente che però il centrodestra non è maggioranza nella città, visto che le forze politiche del centro-sinistra hanno raggiunto il 52% dei consensi circa. Quindi io direi che la città ha voluto dare un segnale chiaro, ha voluto premiare Per il Enzo secondo Incalza anno per il consecutivo. secondo anno consecutivo e di questo bisogna prendere assolutamente atto e va rispettato in maniera assoluta il responso delle urne. Ritengo che a questo punto però Enzo Incalza debba passare alla fase più delicata, quella più importante, ossia quella del governo e quindi dovrà dimostrare di essere in grado di governare la città di Mesagne e deve dimostrare anche di avere i numeri per governare la città di Mesagne. Lei parla di numeri. In questi 15 giorni abbiamo visto una guerra sui numeri. Il centro-sinistra che dice saranno i consiglieri 11 e 9, il centro-destra dice no, se vinciamo noi, in virtù dell'apparentamento, c'è la possibilità di essere 10 più 10. Come stanno realmente le cose? Io con estrema franchezza, così come ho fatto durante la campagna elettorale, ribadisco il concetto secondo cui purtroppo la normativa non è chiara. Noi, non essendo chiara la normativa, dobbiamo rifarci a sentenze del TAR e del Consiglio di Stato. E ci sono sentenze che vanno in una direzione e sentenze che vanno nell'altra direzione. Quindi ci sono sentenze che dicono che il centro-sinistra ad oggi ha 11 consiglieri contro 10 del centrodestra, compreso il sindaco. Altre sentenze invece, bisogna riconoscerlo, che dicono che i consiglieri sarebbero 10 a 10 e in questo caso il centrodestra avrebbe il sindaco in più e quindi dovrebbe governare con questa maggioranza che è comunque molto esigua, il che sicuramente sarà un Di elemento di difficoltà. difficoltà. Io ritengo che oggi Incalza debba assumersi l'onere del governo della città e lo deve fare garantendo la stabilità, così come lui ha dichiarato in campagna elettorale. Sì, noi prima di dare la linea alla regia volevamo salutare un pochettino tutti i nostri ascoltatori che sono sparsi in tutto il mondo, Matarrelli, ci hanno telefonato dalla Spagna, la famiglia Tamburrano che ci segue anche loro in diretta, tra l'altro sono dei mesagnesi, ci guardano un po' dappertutto, quindi siamo collegati con 83 paesi in tutto il mondo. Quindi ringraziamo il Io Consiglio. voglio farvi i complimenti per questa vostra iniziativa, è veramente un'iniziativa meritevole, dimostrate di avere una sensibilità particolare e di ricordare il fatto che ci sono tanti mesagnesi in giro per il mondo che meritano di conoscere i fatti Certo, della propria città. certo. Vi faccio veramente i complimenti più vivi. Noi ringraziamo il consigliere Matarrelli, sempre pronto e disponibile, e di questo dobbiamo dargli atto e diamo la linea alla regia. Grazie a voi.